bentrovati. Questo servizio speciale realizzato con le riprese di Eurorossi è dedicato a una giornata molto particolare e molto intensa che si è vissuta nel parco di San Rossore, Miglierino Massaciuccoli. Una giornata che racconteremo con immagini e interviste. Presidente Lunardi, una giornata, lo possiamo dire, lo diremo, storica, importante, che segna ancora di più l'importanza e la centralità del vostro parco sullo scenario nazionale. Sì, non c'è dubbio, perché oggi si inaugura qui in San Rossore, nella tenuta S presidenziale, che oggi della Regione Toscana è gestita da noi, si inaugura un centro studi nazionale. Quindi tutti i parchi nazionali e regionali, che ormai insomma sono una grande realtà del nostro paese, hanno scelto San Rossore per questo punto dove studiare, approfondire, documentare. E questo, dico, è per noi un motivo di grande soddisfazione, dimostra che godiamo di una certa attenzione, ecco, nel mondo dei parchi e anche nella società. Ne parleremo più avanti. È un centro studi che è intitolato a una personalità che ha avuto un ruolo fondamentale per abbattere delle barriere e proporre riflessioni nuove, insomma, ben si sposa proprio con il ruolo che il centro avrà. Sì, ecco, Valerio Giacomini è stato un grande studioso che appunto ha mostrato una faccia dei parchi fino allora sconosciuta. Dei parchi se ne parlava come dei musei da tenere chiusi e inaccessibili. Ecco, lui ha aperto la strada alla tutela ambientale, ma anche alla possibilità, diciamo, del parchi come strumenti di crescita delle popolazioni, quindi di apertura alle esigenze dei cittadini. Durante la mattinata che si concluderà, proprio che si è conclusa con questa inaugurazione, poi la presentazione di un vocabolario dei parchi molto interessante, di un video per questo, per quanto concerne la mattina. Il pomeriggio invece cosa riserverà? Ecco, il pomeriggio si apre, diciamo, un altro scenario. Abbiamo colto l'occasione della presenza per tutto il giorno dell'assessore Bramerini, che dimostra un'energia e un interesse al mondo dei parchi, per presentare oggi pomeriggio uno studio che abbiamo fatto insieme alla Scuola Superiore Sant'Anna all'Università di Pisa, uno studio sull'agricoltura intorno al lago di Massaciuccoli. Anche lì c'è l'agricoltura, che è un problema, perché nonostante abbia avuto dei miglioramenti notevoli continua a contribuire, anche se in una parte non rilevantissima, alla situazione del lago. Ecco, oggi noi indichiamo anche nel concreto, perché il nostro lavoro è anche di fare proposte concrete, quale agricoltura può essere compatibile col lago. Grazie Presidente, ci troviamo alla fine per fare un po' il bilancio di questa intensa giornata, e noi andiamo con il Presidente di Federparchi a capire l'importanza proprio di avere a disposizione un centro studi che parli e rifletta proprio sui parchi e sulle aree protette. Iniziamo dunque con il racconto della mattinata, di questa intensa giornata vissuta all'interno del territorio che vede la presenza di questo parco regionale, quello di Miglierino, San Rossore e Massaciuccoli, così importante e così attivo. E insieme a Giampiero Sammuri, che è presidente di Federparchi, cerchiamo di mettere in evidenza i momenti più significativi della mattinata, che lo possiamo dire senza enfasi, è una mattinata molto importante, quasi storica. Beh, direi sicuramente di sì, anche perché è molto densa, si conclude appunto con l'inaugurazione del centro studi Valerio Giacomini, che è il centro studi nazionale di Federparchi sulle aree protette, che siamo molto felici che sia in Toscana, il parco di Miglierino San Rossore Massaciuccoli ha sempre dimostrato una grande attenzione. E poi c'è l'importante presentazione del dizionario sulle aree protette, un'opera veramente unica anche sul patrimonio europeo, insomma, dice panorama europeo. E poi il video sui parchi regionali toscani, che credo sia fatto anche in una maniera molto innovativa, e poi il primo report sui parchi regionali toscani, che è il primo lavoro proprio del centro studi che siamo andati a fare, quindi una mattinata molto piena. Tutto questo rientra nella cornice di un accordo con la Regione Toscana, quindi questo è importante, perché rappresenta non una situazione episodica, ma un rapporto strutturato. Assolutamente. La Regione Toscana ha molto creduto, perché noi chiaramente il centro studi lo potevamo fare in 20 regioni d'Italia, voglio dire, avevamo, devo dire, anche altre proposte. La Regione Toscana ci ha creduto molto nel centro studi, a parte per la storia che ha la Regione Toscana nelle aree protette,
non dimentichiamo che il Parco della Maremma è il secondo parco regionale istituito in Italia, il Parco di Mineiro San Rossore è il quinto o sesto, insomma, quindi sin dagli anni 70 ha dimostrato una sensibilità. E in questo ci ha creduto molto, ha voluto fortemente questo, e nell'ambito di questa convenzione che ha fatto con Federparchi sono venute fuori tutte le cose che andiamo a presentare oggi. Lei ha detto molto bene nel suo intervento che un centro studi è importante, perché spesso quando si parla di parchi si va con i luoghi comuni, sia che si sia tifosi oppure che si avversino queste realizzazioni. Invece un centro studi a cosa servirà? Serve proprio ad avere i numeri, che sono la cosa poi fondamentale quando si esamina una qualunque problematica. Anche nei parchi bisogna esaminare i numeri per poter poi dare dei giudizi sereni, perché i luoghi comuni ci portano fuori strada, mentre invece i numeri sono importanti perché ci danno anche i punti di forza e i punti di debolezza che c'ha una o più o un sistema anche di aree protette, perché noi sappiamo che così è, ci sono dei punti molto di forza e alcuni di debolezza, dobbiamo migliorare i secondi e consolidare i primi. Il punto di forza più importante e il punto di debolezza invece che più vi preoccupa? Ma diciamo che il punto di forza più importante è la conservazione della biodiversità. Quello che è stato fatto in Italia per la conservazione è stata una cosa assolutamente forte, e insieme è stata anche la valorizzazione di molto dei prodotti tipici, ad esempio all'interno dei parchi, dell'agricoltura e così via. Il punto di debolezza è ancora l'essere inseriti in un sistema più ampio. Questo secondo me, cioè considerare il parco come un punto di forza di un sistema che è più ampio del parco stesso. Non sempre questo è avvenuto. E ha detto due grazie infine alla Regione Toscana e anche all'Ente Parco con il presidente Lunardi in testa. Mi sembra evidente, la Regione Toscana va ringraziata per le cose che ho detto prima, perché ha creduto molto in questa iniziativa, e senza la Regione Toscana non sarebbe possibile, e poi per il Parco di Mineiro San Rossore, perché non si è limitata a mettere a disposizione un locale, che pure era una cosa importante, ma si è impegnata fortemente anche con il proprio personale per rendere vivo il locale stesso, e quindi diciamo era un ringraziamento non così diciamo di forma ma di sostanza. Un altro dei momenti significativi vissuti all'interno della Sala Gronchi è stato quello della presentazione del rapporto sui parchi regionali toscani, le Alpi Apuane, Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e Maremma. Alla presentazione di questo rapporto ha partecipato anche l'assessore regionale Anna Rita Bramerini, che ascolteremo tra qualche istante. Il rapporto sui tre parchi regionali toscani è stato focalizzato sul patrimonio naturale, i servizi realizzati, sulle capacità di gestione, sull'efficacia delle azioni attuate e sull'efficienza degli strumenti e dei programmi adottati. E questo sostanzialmente è il primo studio elaborato proprio dal Centro Studi Valerio Giacomini. Quali sono state le conclusioni? Si rileva una notevole concentrazione del patrimonio naturalistico che supera i confini regionali e nazionali, è stato detto. È stato accertato uno standard superiore alla media per la gestione amministrativa e finanziaria, e ancora si riscontra un importante dialogo con il territorio con numerosi accordi e convenzioni, e infine si registra anche una conflittualità superiore alla media che può derivare anche da modalità di controllo più rigorose della media stessa. In sintesi, dunque, i tre parchi regionali toscani sono parchi che agiscono, incidono sui processi del territorio e dialogano in modo rigoroso e scientifico. Adesso saliamo a bordo di questo trenino, simbolo anche di un approccio meno impattante, anche della mobilità. È il mezzo con il quale raggiungiamo la zona dove sorge proprio il Centro Studi Valerio Giacomini, a Villa La Giraffa, situata nella tenuta di San Rossore, in località Cascine Nuove. È qui che si è svolta la cerimonia di inaugurazione proprio di questo importante Centro Studi. Un'inaugurazione che ha visto la presenza e la partecipazione dell'assessore regionale Anna Rita Bramerini, che ascoltiamo al nostro microfono. Abbiamo visto il momento del taglio del nastro, allora questa struttura cosa spera che sia, assessore? Ma io mi auguro che diventi un centro vivo e vitale di consultazione del materiale che progressivamente verrà
raccolto qui, materiale scientifico che ovviamente avrà a che fare con l'attività non solo dei parchi toscani ma dei parchi in generale e che quindi sia frequentato non solo dagli addetti ai lavori ma abbia anche una funzione divulgativa. Questo è lo spirito con cui è stato pensato. Credo la collocazione in questo contesto dimostra anche che il patrimonio immobiliare enorme di grande valore che ha il parco di Migliarino San Rossore possa servire anche a far insediare qui attività che sono molto attinenti con le finalità del parco. Sempre grazie alle prese di Euro Rossi vediamo un momento significativo, uno dei tanti di questa giornata, però questo è il segno della concretezza poi che si unisce alle parole, ovvero la sottoscrizione da parte della Regione, dell'Ente Parco e di Federparchi del protocollo d'intesa che serve proprio a far lavorare questa struttura, quindi non soltanto il taglio del nastro ma dare gambe a un'idea e a un lavoro. Sì, questa è l'intenzione dei soggetti che hanno promosso questa struttura. L'obiettivo è quello di concretizzare in futuro l'attività di questo centro studi e devo dire che le premesse positive ci sono tutte perché l'accordo, la convenzione da cui questo centro studi nasce è stata firmata un anno fa e dopo un anno possiamo già vederne i risultati concreti. Facendo un passettino indietro, abbiamo cercato di riassumere il rapporto sui parchi regionali toscani. Abbiamo messo in evidenza le conclusioni. Secondo lei i parchi regionali toscani come stanno? Ma direi che inquadrandoli nel panorama nazionale i nostri parchi godono di ottima salute perché fu lungimirante a suo tempo la scelta fatta dalla Regione di non far proliferare sul territorio molti parchi che avrebbero determinato anche una frammentazione delle politiche e il rischio di un indebolimento poi delle strutture dei parchi. A suo tempo la Regione condivise l'idea di farne tre che rappresentano e inglobano al loro interno territori anche molto importanti, molto vasti in termini di dimensioni, città e centri di grande importanza. Penso per San Rossore alla città di Pisa e ai comuni limitrofi, quindi una scelta oculata che ha consentito in questi anni di concentrare le risorse e anche le politiche in modo che queste fossero più incisive rispetto ai rapporti tra parco e territorio. Per dare gambe, ultima domanda Assessore, per dare gambe a tutte queste idee serve un bel rapporto, servono anche soggetti di spinta, l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è tra questi. Sì, indubbiamente servono anche risorse, la cosa che a noi preme sottolineare è che con questi chiari di luna, diciamo così, in cui il governo nazionale ha dato un esempio sbagliato perché a fronte di una difficoltà finanziaria sono state tagliate per la metà le risorse, i trasferimenti ai parchi nazionali, noi come Regione Toscana invece abbiamo mantenuto le risorse a favore dei parchi regionali nonostante anche il taglio apportato al bilancio regionale sia stato conseguente a una manovra finanziaria che ha penalizzato la nostra regione per circa 350 milioni di euro. Per chiudere la parte dedicata agli avvenimenti della mattina, ci fa piacere incontrare anche il sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. Lei ha detto Pisa che si conferma città del parco, ma anche dei parchi. Perché? Del parco perché due terzi del nostro territorio sono parco. Ecco, questo straordinario patrimonio naturalistico, per me anche uno straordinario patrimonio, potenzialità di sviluppo turistico in modo sostenibile, però anche dei parchi, perché abbiamo un'esperienza che può essere messa a frutto nel confronto con quella di altri parchi e questa può riguardare tutti gli aspetti, dalla valorizzazione e dalla tutela del patrimonio naturalistico alle esperienze di sviluppo sostenibile, alla legislazione, quindi al confronto con gli altri parchi, fra regioni, tra regioni d'Europa. Quindi è molto interessante che un bellissimo centro come questo, la Giraffa, che io voglio che sia frequentato, ecco, è molto importante farlo conoscere perché qui si possono fare tante iniziative. Avere un centro studi significa portarci persone a studiare, farci didattica, incrociare l'attività delle università, dei centri di ricerca, ma anche pubblicizzare questa offerta straordinaria, perché qui si possono fare tante cose e la città è un territorio più vasto, deve conoscere questa possibilità nuova. È poco tempo che il centro è stato inaugurato e questo è già un volano di lancio, ecco, è importante anche per questo. Si conferma la vitalità anche dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli? Direi di sì, ecco, questa è un'iniziativa nuova, un grande investimento, un investimento anche di grande qualità architettonica. È l'esempio che
c'è ancora molto da fare e molto da valorizzare, quindi dare un taglio all'attività del parco che sia sempre più teso alla fruibilità corretta, naturalmente, ad attività attrattive che diano vitalità a questo territorio straordinario, stupendo, è quello che si deve fare. E qui, diciamo, il legame con l'iniziativa della regione, del comune, delle altre istituzioni pubbliche è importante. Io spero che operatori privati siano attenti e comincino a scegliere per attività in partnership con il parco o anche da sole queste possibilità nuove che vengono date. Passiamo alla seconda parte di questa intensa giornata. Le immagini sono quelle dell'iniziativa che si è svolta nella sala consiliare intitolata a Sandro Pertini del Comune di Vecchiano. È qui che è stata presentata la ricerca e sperimentazione di sistemi culturali alternativi nell'area critica del lago di Massaciuccoli. Praticamente l'agricoltura, il lago di Massaciuccoli, le possibilità di relazione e soprattutto le possibilità di sviluppo. Professor Bonari, è uno studio che servirà a che cosa? Beh, soprattutto servirà, ci auguriamo, porterà un contributo a capire i fenomeni di inquinamento del lago, soprattutto per quanto riguarda il fosforo, quali origine abbiano e a quantificarli se è possibile. Quello che ci è sembrato che ci sembra possa essere il risultato più importante è che purtroppo una parte consistente del fosforo che arriva al lago ci arriva da fenomeni naturali, cioè dal degrado dei terreni torbosi tipici di quelle zone, che rappresenta quasi la metà del fosforo che si mette in movimento nell'acqua e quindi poi che arriva all'acqua attraverso il sistema delle bonifiche. È un po' una novità rispetto agli studi del passato. Pensavamo, molto spesso si è pensato che l'agricoltura fosse più responsabile del fenomeno di inquinamento del lago, del fosforo dal lago. E quindi, essendo un processo naturale, è maledettamente più difficile tenerlo sotto controllo. Lei ha seguito tutta questa giornata. Come si inserisce, secondo lei, la presentazione di questo studio appunto in questi momenti? Ma io credo che si inserisca nella maniera più doverosa. Il parco ha fatto degli sforzi in questi ultimi anni, che non sono soltanto dentro San Rossore, dove siamo stati stamani, ma che si esprimono anche su un'attività che congiuntamente alla regione e agli enti territoriali ha riguardato il bacino del Massaciuccoli, qualche volta con maggiore tempestività, qualche volta con un po' meno. Ecco, noi credo che sia doveroso rendere pubblici gli studi che vengono fatti quando la portata è soprattutto l'argomento trattato da questi non è più solo appannaggio di noi professori o di noi ricercatori, ma diventa un problema reale per le popolazioni di questo territorio. Quindi secondo me bene hanno fatto oggi pomeriggio a chiudere questa giornata con una rappresentazione che è pubblica di uno studio scientifico che cercheremo ora di rendere il più comprensibile possibile. A dimostrazione dell'interesse che questa giornata ha suscitato, anche la presenza dell'assessore all'agricoltura della Regione Toscana Salvadori, al di là dei contenuti scientifici di questo interessante studio, c'è da dire che questa giornata è servita a mettere in evidenza ancora una volta le caratteristiche vincenti del rapporto tra agricoltura e territorio, quando ci sono regole chiare. Ma intanto mi sembra lo studio metta bene in evidenza il fatto che non è l'agricoltura la causa determinante e principale delle difficoltà che abbiamo sul lago. Questo rende giustizia di una serie di situazioni che si erano di cose che si sono state dette nel tempo. Però questo non vuol dire che l'agricoltura sia esente e si esima dall'assumere responsabilità. Insieme all'ambiente, insieme a tutti i soggetti, collaboreremo per ridurre i rischi per questo grande patrimonio che abbiamo da tutelare e che è d'obbligo tutelarlo. Quindi l'agricoltura è parte attiva, si renderà parte attiva per individuare quelle colture che meglio rispondano al tema,
per trovare tutte le modalità per ridurre i meccanismi che determinano l'uscita di nitrati e di fosforo, insomma, tutte le cose che servono per migliorare la vita del nostro lago, è un patrimonio, ripeto, della Toscana. Nella giornata che stiamo raccontando si è parlato molto di aree protette, di parchi, come si sposa questo anche con il concetto di agricoltura in Toscana? Ma si sposa a mio avviso bene, perché sempre nella storia della Toscana in queste zone abbiamo vissuto di agricoltura, quindi non c'è da inventare nulla di nuovo se non vivere bene questo rapporto, permettere agli agricoltori, che sono coloro che garantiscono la tutela vera del nostro patrimonio paesaggistico, ambientale, di poter lavorare, di fare reddito, di farlo nel rispetto delle leggi, nel rispetto dell'ambiente, però di farlo, perché se spariscono gli agricoltori, tutte le problematiche che noi andiamo a evidenziare anche in questa giornata di riflessione peggioreranno, non miglioreranno, quindi questo è il rapporto. Siamo arrivati alla fine di questo servizio speciale e ritroviamo con piacere il presidente dell'ente parco Lunardi. Allora, prima cosa, complimenti, perché è stata una giornata intensa ma molto interessante, per niente scontata, grandi presenze e stimoli anche per un lavoro futuro. Forse questa è la cosa che più colpisce. Sì, lo studio abbiamo presentato oggi sul lago credo che a questo punto introduca alle soluzioni, insomma, e io condivido perfettamente quello che ha detto l'assessore Bramerini, cioè che studiare è stato importante, è importante, ma forse ora veramente o si agisce o se no si diventa tutti ricercatori, ecco, più che amministratori. E quindi ecco, qui i mali del lago sono chiari, le soluzioni indicate sono nuove, ecco, questo anche, sono in parte anche nuove, però che ritornano, diciamo, in qualche modo alla pianificazione del parco. Il parco nell'89 prevede il riallegamento di alcune aree, allora fu ritenuto uno scandalo, questa fu la proposta del professor Cervellati, bisogna riconoscere oggi che aveva visto lontano e che l'aveva sostenuto. Io modestamente ero stato tra questi, ma più per un intuito che per una conoscenza, bisogna andare in questa direzione. Un'agricoltura più compatibile, finire di togliere i depuratori dal lago con tempi che non siano biblici, come purtroppo nella pubblica amministrazione sono, e poi andare anche a riallagare aree che francamente non possono più essere a destinazione agricola, che stanno calando 3 cm l'anno e ormai in 70 anni sono scesi da 2 o 3 metri, ecco, una situazione veramente incompatibile. Una volta tanto, quello che è nel piano già dice la soluzione che dobbiamo trovare. Ha citato l'assessore Bramerini, perché anche l'assessore Bramerini ha partecipato alla presentazione dello studio, insieme all'assessore Salvadori che abbiamo ascoltato, insieme al Sant'Anna, presenze, come abbiamo detto, importanti, che danno anche il senso dell'attenzione che è stata data e che viene data al lavoro dell'ente che lei guida. Sì, credo la presenza importantissima, la presenza della scuola Sant'Anna, l'università, l'autorità di bacino del Secchio, tutte le istituzioni, ma la presenza veramente nuova è la presenza contemporanea dell'assessore all'ambiente regionale e dell'assessore all'agricoltura regionale, perché oggi non è più possibile contrapporre il risanamento del lago all'agricoltura e neanche però l'agricoltura al risanamento del lago. Bisogna lavorare insieme per le soluzioni che oggi sono state indicate. Ultima battuta, cosa lascia questa giornata? Ma mi sembra lasci delle indicazioni chiare su cooperare per salvare un lago che è il più importante della Toscana, che è associato al nome di Puccini e che credo l'opinione pubblica e i cittadini non ci potrebbero perdonare di aver lasciato morire. E potrebbe essere molto utile il centro studi anche che è stato inaugurato. Certamente, il centro studi che abbiamo inaugurato è uno strumento importante di livello nazionale che serve, sta servendo anche a capire, come oggi abbiamo capito, quali sono i mali e le soluzioni. E certamente questo ci porta nella responsabilità, perché poi le soluzioni vanno attuate.